Buongiorno a tutti, benvenuti a questo talk introduttivo su Linux. Allora, prima di tutto parliamo di cos'è il Linux Day. Il Linux Day è un evento che si tiene da circa 20 anni, contemporaneamente in città d'Italia, per promuovere sia Linux sia il software open source. Bene, partiamo con diciamo, queste introduzioni. Allora, cos'è Linux? Linux è un sistema operativo sviluppato da Linus Torvalds nel 1991, basato su Unix, sviluppato dalla casa Berkeley Software Corporation. Inizialmente girava, diciamo, era un sistema operativo destinato ai mainframe. Linus Torvalds, dopo aver comprato il suo nuovo PC, voleva sfruttarlo al massimo, così per il suo ha deciso di sviluppare il suo sistema operativo. Attualmente Linux, diciamo, gira sul 90% dei server e diciamo, su quasi il 100% dei supercomputer al mondo. Però direte voi, cioè, perché dovrei usare Linux? Cioè, è una cosa un po' troppo avanzata. In realtà Linux gira anche semplicemente su questi cellulari, se avete un cellulare Android. Android è una distribuzione Linux. Oppure, per esempio, nei vostri smartwatch, nei vostri navigatori satellitari. Insomma, Linux è un po' ovunque. Allora, cos'è GNU? Perché ogni tanto sento parlare di GNU Linux. GNU è un acronimo, sta per Not Unix. E solitamente GNU rappresenta tutto il software che gira, cioè tutto il software che gira su Linux sviluppato dal GNU Project. L'unione del software GNU e del kernel Linux nasce GNU Linux. Ora, cos'è una distribuzione di Linux? Una distribuzione Linux non è altro che una versione del kernel Linux che è stata ottimizzata, che è stata, diciamo, personalizzata per compiere determinate azioni. Per esempio nel campo aeronautico magari non c'è bisogno di alcuni driver, di alcuni software, perciò diciamo, si tende a ottimizzare tutto per renderlo magari più leggero, per occupare meno spazio. E ci sono distribuzioni per ogni esigenza e per ogni tipo di utente, dall'utente alle prime armi all'utente più avanzato. Cioè, ci sono centinaia e centinaia di distribuzioni. Ad esempio una serie di distribuzioni, esempio c'è Debian, Ubuntu, sono le più user friendly, ma si possono usare anche in ambienti più avanzati. Red Hat è una distribuzione enterprise destinata al mondo aziendale, così come Fedora. Poi Android, Puppy Linux è una distribuzione estremamente leggera. Ad esempio può girare su computer che hanno 250 MB di RAM, processori da 300 MHz, quindi diciamo se avete un computer in cantina potreste provare a vedere se riuscite a fare un po' di vita con Puppy Linux oppure con altre distribuzioni. Alcuni potrebbero pensare che
virus che ha estremamente difficile da usare, non aveva portato risultati. In realtà, se provandolo, non ha nulla di diverso da un sistema operativo tipo Microsoft oppure OS. Inoltre, alcuni possono pensare a dire: beh, però su Linux non posso fare niente, non ci sono programmi. In realtà ci sono un sacco di programmi su Linux. E installarli non è neanche così tanto complesso. Per esempio, si possono installare per chi è più inesperto, alle prime armi, può usare lo store. Questo ad esempio è uno degli store per scaricare il software su Linux, cioè nulla di complesso. Apri, cerchi quello che ti serve, quindi installi e viene installato. Quindi ad esempio sono solo dei temi, però c'è tutto quello che serve. Avete un'app di messaggistica
direttamente di, del vostro desktop environment, e per esempio con il KVE, vi arriva a fare il pop-up quando vi arriva una mail, oppure quando vi arriva un messaggio su quest'app, oppure potete integrare, potete avere una connessione diretta con il vostro cellulare, potete controllare il computer con il vostro cellulare, è di tutto perfettamente integrato nel sistema. Ci sono decine e decine di desktop environment differenti, Cinnamon, Kit, FCE, KDE, GNOME, e sono, diciamo, vanno dai più minimali, più leggeri, ai più avanzati, più, diciamo, più carini anche da vedere, tipo KDE, GNOME, sono altamente personalizzabili, ma anche gli altri. Ci puoi mettere temi, effetti, transizione, insomma, se siete il tipo che ama personalizzare il proprio PC, qui su Linux farlo benissimo, in ogni minimo aspetto. Questi sono alcuni esempi dei desktop environment, per esempio Unity, usato da Ubuntu, XFCE. Questo è molto leggero, come vedete, però è qui altamente personalizzabile. Poi c'è GNOME, oppure KDE. Come provare Linux? Perché magari dopo questo talk vorrete anche vedere se effettivamente ne vale la pena usarlo o meno. Come si può usare, come si può provare da una live USB, prendete una carta USB di 1 o 2 giga, ci scrivete la vostra immagine di una distribuzione che scegliete a vostra scelta, e la scrivete nel PC e la fate parte del vostro PC da carta USB, così non installate nulla. Tutto quello che fate sulla vostra chiavetta o in RAM, quindi non vi resterebbe alcuna traccia dell'utilizzo. Oppure, quello che consiglio io è una macchina virtuale, ovvero si scarica un software tipo VirtualBox che permette di creare un ambiente virtuale sempre con la distribuzione a vostra scelta, e in modo che avere un ambiente completamente separato da, per esempio, da Windows, da macOS, e quindi così avete modo di provarlo, diciamo, più approfonditamente, e avete modo anche di testare le potenzialità di questo sistema operativo. Oppure, se volete in dual boot, ovvero affiancandolo al vostro sistema operativo principale. All'avvio del PC vi apparirà un menu che vi chiederà: vuoi avviare Windows oppure vuoi avviare la tua azienda di Linux? Scegliendo Linux, avvierete il vostro PC con Linux, però tutto quello che fate da Linux potrebbe avere anche le repulsioni su Windows, cioè se andate a formattare un disco, ovviamente se è quello di Windows avete perso tutti i vostri dati, quindi diciamo, ma non è, chiaramente non succede, a meno che non facciate cose, non mettete in mano dove non sapete, non dovrebbe neanche crearvi problemi. Perché usare Linux? Come ho detto già prima, può essere installato su quasi qualsiasi hardware, quindi se avete un PC vecchissimo, anche uno nuovo, potete farcelo girare. È open source, quindi tutto il codice sorgente è leggibile, potete vederlo, potete modificarlo.
farlo, potete scrivere, diciamo, la vostra distribuzione Linux e potete anche distribuirla, renderla accessibile a tutti. E facilità di installazione dei programmi, come ho fatto vedere, è facile installarli, è facile aggiornarli, e, diciamo, è un buon punto di forza. Altamente personalizzabile, non solo graficamente, anche proprio a livello intrinseco. Per esempio, se volete dei driver particolari per fare determinate operazioni, per esempio, un caso, avevo bisogno di un driver Wi-Fi su un Raspberry e sulle tutte le distribuzioni, cioè la maggior parte delle distribuzioni in circolazione, questo driver non era stato integrato nel kernel, quindi non potevo avere accesso a una tastiera Wi-Fi in questo Raspberry. Ma scaricando il driver e ricompilando, diciamo, il kernel, sono riuscito a sfruttare anche la tastiera Wi-Fi. Poi è sicuro, essendo Linux ha una gestione degli utenti abbastanza particolare, cioè non un utente generalmente non può fare tutto su una macchina. Per esempio, alcune volte bisogna essere un super user o root per eseguire determinate operazioni. Quindi, se qualcuno che voglia avere accesso remoto al vostro PC è abbastanza limitato, salvo casi particolari. Poi, ad esempio, il virus, malware, sono abbastanza Linux, abbastanza protetto contro questi tipi di pericoli. Poi è gratis, quindi potete provarlo. Se vi piace, va bene, se non vi piace, l'avete disinstallato e non siete perso niente. Poi un altro punto di forza è il fatto che ha una community gigante, enorme. Quindi se avete un problema su internet, probabilmente qualcuno ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto grazie all'aiuto di altri utenti. Quindi è un buon punto di forza, perché non sempre si sa tutto, cioè. Quindi è molto comodo anche potersi aggiustare il PC in ergonomia senza andare, per esempio, da un tecnico, aspettare giorni e giorni, e con un po' di mente aperta, con un po' di pratica si può fare tutto, anche basta seguire guide e consigli di altri utenti. Poi, sostanzialmente, il Gong è finito, non c'è molto altro da dire. Se avete domande a riguardo, oppure dei dubbi, posso. Quando è stato il programma, noi stiamo quasi mai da internet, perché è detto che sempre cercare il pacchetto. Allora, sugli ambienti Linux si tende a pacchettizzare il software, cioè si mette insieme e si rende, diciamo, accessibile, come ho detto, dallo store o dalla riga di comando. E questo il lato positivo è che il software è già compilato per una vastissima gamma di hardware differenti. Per esempio, potete farlo girare su un PC normale, su un processore ARM, su processori anche differenti, oppure un lato positivo di avere i pacchetti è che
il software, diciamo, è controllato, sapete quello che state installando, perché qualcuno l'ha controllato prima di metterlo in un pacchetto. E altro poi cos'era volevo aggiungere.
livello di produttività. Linux come messo rapportato a mailing, nel senso, è vero che esiste la possibilità di ripartire il disco per cui avere un Windows e un Linux, diciamo quasi in parallelo, ma se andiamo ad analizzare solo Linux, dà problemi di retrocompatibilità con giochi pensati specificamente per Microsoft, senza entrare con un paradigma con Apple, eccetera. Linux come messo, cioè rapportato al mondo del gaming, che secondo me, per il ragazzo medio, per l'utente medio, giovane, penso che sia la cosa più interessante di un sistema operativo. La retrocompatibilità con il software già presente in passato. Una delle, diciamo, delle pecche di Linux è creare Windows, quindi tutto il software, anche i giochi, Office, eccetera. Ma probabilmente non girerà su una distribuzione Linux. Per quanto concerne i giochi, ci sono alcune, forse ultimamente un po' di più, tipo Steam, che sta cercando SteamOS, oppure sta cercando di portare i gaming dei giochi Windows anche su Linux. Non credo sia ancora a buon punto, quindi se da quel punto di vista ti conviene piuttosto un dual boot o una macchina virtuale per questo genere di cose, anche se bisogna usare software specifici tipo la suite Photoshop e via dicendo, ovviamente non, su Linux non potete usarli. Ci sono ovviamente le alternative open source, magari però non sono allo stesso livello, oppure ci vuole un po' più di tempo per prenderci la mano. All'ingresso c'è il link per Linux Install Party, quindi se magari avete con voi il vostro portatile oppure avete problemi con il vostro portatile, avete già Linux e avete bisogno di aiuto, di là ci sono i ragazzi a disposizione. Thank you.
prossimo talk lo terrà quell'uomo, Valerio. Vieni a parlarci del tuo talk. Ok.